Innanzitutto, perché questa conferenza stampa? Perché il silenzio? Io sono stato zitto per mesi, come sapete, rispetto a questa vicenda, proprio per maggior serenità di tutti coloro che erano a diverso titolo coinvolti, sia me, l'amministrazione, le vicende giudiziarie, quindi anche la serenità data alla procura, senza voler interferire in alcun modo, come ho sempre detto. Però mi è stato chiesto da più parti, devo dire la verità, anche i cittadini qui in fermo chiedono anche a me di spiegare la vicenda, quindi forse era bene, dopo le questioni che conoscete legate al TAR, rispondere e da fare qualche comunicazione. Innanzitutto farò una segnalazione all'ordine degli avvocati per le dichiarazioni rese dall'avvocato di controparte. Perché l'arroganza, l'inopportunità deontologica, il carattere intimidatorio dell'attacco sui giornali e sui blog mi hanno convinto a fare questa scelta, anche se in contrasto totale col metodo che mi sono dato. Come sapete, tanti scrivono ovunque su blog, anche singoli, insomma, non personalità o persone che hanno responsabilità. Io mi sono sempre astenuto da intervenire, censurare in qualsiasi modo, ma è stato assolutamente inconsueto l'attacco subito e quindi ho deciso di segnalare il suo comportamento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed eventualmente, concordando ovviamente con gli avvocati, sporgere il tema, le ragioni che mi hanno portato a scegliere la Crivellenti quale sovrintendente del tema. Vi devo raccontare un antefatto, cioè già all'indomani, quando insomma, si era aperta la vicenda della scelta del sovrintendente, l'assalto, i nomi segnalati, che sono stati segnalati a me in mille modi, anche fuori elenco della manifestazione, cioè anche dopo l'ultimazione delle procedure della manifestazione di interesse, mi venivano segnalati dei nomi anche al di fuori della manifestazione stessa, fatti a voce, con sms, mail, mi hanno convinto a cercare fuori dal giro delle pressioni il nome. Ovviamente non tutti i nomi contenuti nella manifestazione di interesse sono stati oggetti di pressione, per carità, non è questo. Però, quindi sfilarmi dal giro delle pressioni è garantire che cosa? Garantire le condizioni di terzietà rispetto a possibili condizionamenti del sovrintendente, con il primario obiettivo di risanare i conti del teatro. A questo proposito, in cartella trovate i conti del teatro. L'ho distribuito quell'SMS perché qual è uno degli elementi presentati contro di me? Che avrei scelto fuori dalla manifestazione di interesse, eccetera. Chi mi accusa, come dire, trovate negli SMS una qualche risposta. Poi colpi di scena di teatro, come vedete, tra Cagliari Capitale e questi altri. Poi sotto i vostri occhi avete la tabella sui numeri. La tabella parte dal 2002 per arrivare al 2012. Ricordo a tutti che il teatro, Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, nasce perché c'è un accordo con il Ministero dove vengono garantite risorse dagli altri enti, la Regione, il Comune, il Ministero autorizza la Fondazione, la creazione della Fondazione Teatro Lirico, che però lì come impegno, ricordo all'epoca se ne occupò Veltroni, come impegno non ci doveva essere una sproporzione di risorse erogate dal Ministero attraverso il FUTS. Addirittura oggi con la legge nuova, con il decreto cultura convertito qui in legge, vengono posti anche dei parametri di percentuali che devono essere garantite dal Ministero e anche dagli altri enti. Potete vedere dal 2002 quando si dice del teatro, che un tempo sicuramente, io non metto in dubbio, anche ho sempre frequentato il teatro, dal punto di vista artistico non metto in dubbio le competenze e le capacità, però se voi notate c'erano finanziamenti nel 2002 per 10 milioni e 300 mila euro da parte del Ministero, 10 milioni e 200 mila euro da parte della Regione, 2 milioni e 500 mila euro da parte del Comune, 4 milioni e 100 da altri soci, per un totale di 27 milioni. Siamo arrivati nel corso degli anni e vedrete come qualche volta aumentano per
tamponare i buchi del teatro, siamo arrivati a 20 milioni e 800 mila euro. Questo è il dato del 2012, poi sul 2013 siamo in attesa dell'erogazione del contributo da parte della regione, come sapete, avete anche scritto. Qual è la differenza? Guardate 2002-2012 nel rigo quello sotto del costo della stagione, da 14 milioni e mezzo nel 2002, 13 milioni nel 2003, si passa a 3 milioni e 2 nel 2012 e nel 2013 comunque sia i dati di finanziamento che i dati della stagione non costano più ovviamente come un tempo. Quindi siamo andati a questo lavoro nel 2012, in questo senso ringrazio sia la Crivellenti, che ha svolto un eccezionale lavoro e che gode della mia totale fiducia, che ha continuato a garantire l'uso delle risorse pubbliche in modo attento, oculato, trasparente ed efficiente. Mi sono occupato nel 2012, come sapete, anche con Alessio Loi, no? Che mi aiutò a scrivere il provvedimento di legge per il contributo straordinario a valere sui contributi successivi della regione, tale da non impegnare con risorse ulteriori economiche il teatro con un ulteriore indebitamento, perché ricorderete che nel piano industriale che venne presentato tanto tempo fa c'era una previsione di attivazione di nuovi mutui che avrebbero comportato ovviamente ulteriore esposizione bancaria e interessi passivi. Quindi la soluzione adottata da noi è a saldo zero per il teatro restituisce una anticipazione sui futuri contributi ordinari della regione senza pagare un euro di interessi passivi. Quindi un lavoro nel corso del... fu incaricato come direttore amministrativo di fatto per curare questi aspetti insieme a me quando non c'era il sovrintendente, quando presi io in mano la situazione nel 2012. Quindi vedete il costo della stagione, guardate il deficit totale: 9 milioni e 6 nel 2002, 12 milioni nel 2003, 12 milioni di passivo nel 2004, siamo arrivati a un risanamento che è al di sotto dei 5 milioni come deficit totale ed è un dato in calo anche nel 2013, ovviamente il dato del 2013 non è definitivo perché ancora non si è concluso l'anno. Se poi sfogliate, anzi se rimanete ancora in questa pagina, guardate la liquidità creata o bruciata. Guardate l'andamento, quanta liquidità è stata bruciata nel corso degli anni per un uso, a mio parere, sbagliato delle risorse pubbliche. Tutto questo lo dico, poi se volete scorrere ci sono altri dati e alla fine troverete anche i biglietti staccati e il numero degli spettatori medi, e come vedete non è che ci sia un calo impressionante. Avevamo spettatori medi per spettacolo 651, arriviamo a 523, ma dovete tener conto di quelle somme che venivano messe a correre per organizzare la stagione. Oltretutto io ho poi avuto modo di verificare, anche questi ce li ho, le decine, centinaia di biglietti che venivano dati omaggio. Oggi non circola più un biglietto omaggio, quindi quel numero di presenze, infatti se guardate i numeri e li incrociate con quanto veniva pagato in termini di biglietti, noi non siamo molto sotto tra il 2002 e il 2013, perché probabilmente tutte quelle presenze erano anche viziate da un'elargizione a pioggia di biglietti gratis che ovviamente facevano lievitare le presenze, però non gli incassi. Anche lì l'elenco per quante stagioni nel corso degli anni venivano elargiti i biglietti. Nel resoconto che viene fatto viene anche citato che io me lo sono pagato quando ho chiesto a suo tempo di interrompere questo flusso. Il sovrintendente, vi dicevo, ha operato bene. I dati, i numeri, che era ciò che mi interessava, il governo delle risorse pubbliche è garantito dalla serietà dell'operato della sovrintendente, aveva i requisiti e, giusto per togliere un altro dubbio, ovviamente non ho mai conosciuto Letta, nessuno mi ha mai fatto il nome della Crivellenti. La persona che mi ha presentato la Marcella Crivellenti nel 2009 è Claudio Fava, ed è Claudio Fava, l'ex eurodeputato Claudio Fava, che è testimoniato anche dall'Unione Sarda, era qui a febbraio 2009, anzi vi pregherei di cercare nei vostri archivi fotografici
Se avete foto, magari anche altri amici, dei giornali che sono purtroppo nel frattempo sono falliti, hanno avuto alterne vicende, Sardegna Quotidiano, i giornali di Sardegna, se amici fotografi o giornalisti fotografi che hanno fotografie, probabilmente troverete anche in platea la Crivellenti, testimoniato dal curriculum, dato dal fatto che lei era la produttrice, diciamo, faceva circuitare sul circuito dei teatri gli spettacoli. Claudio Fava, come sapete, è un autore politica, è figlio di Nuccio Fava, giornalista ucciso alla mafia, e Marcella Crivellenti faceva girare lo spettacolo sul padre, e poi è anche sceneggiatore dei film Cento Passi, quindi è un uomo che si è occupato, regista, scrittore, di tante cose. E non avrà difficoltà a confermarlo lo stesso Fava, che mi presentò in occasione della campagna elettorale delle regionali 2019 Marcella Crivellenti. Tutto quel che vi dico è agli atti anche della procura, cioè ho consegnato anche gli sms e le mail, e insomma i risultati della scelta positiva ve li ho detti. Il governo, con una persona affidabile e seria, delle risorse pubbliche, testimoniata dai dati in mio possesso e anche da tutte le operazioni di tagli, correzioni fatte nel corso del tempo. Per quanto riguarda l'altro aspetto, sulle sentenze, come ho sempre fatto e detto, mi rimetto alle sentenze alle quali darò piena e compiuta esecuzione, e per quanto riguarda le conseguenze delle sentenze, sto valutando ogni aspetto, facendomi supportare dai legali e condividendo con il Ministero i provvedimenti da adottare, appunto per governare il teatro, ma di una cosa ho consapevolezza, che da quando è stata annullata la nomina della Crivellenti, le API hanno immediatamente iniziato a volteggiare nuovamente sul miele. Ora, le api, come sapete, hanno pochi colori. Le api di qualsiasi colore politico, vogliono avvicinarsi troppo al miele, sappiate che quelle api, per le quali io sono anche animali che piacciono, no, però insomma alcune api, quando pungono o quando si avvicinano troppo non sono simpatiche, insomma le api vanno tenute distanti dal miele, perché io non ho intenzione di ritornare tra qualche anno in un teatro nuovamente a dissesto economico, dal quale con tanti sacrifici ed esponendomi in prima persona insieme alla sovrintendente abbiamo risanato i conti e provveduto a un'operazione di controllo serio, puntuale, mensile della spesa. Io non ho intenzione di ripiombare in quelle situazioni, quindi col Ministero concorderemo le scelte da fare.